Rimessi si è bloccata la possibilità di prendere un consiglio comunale. Ha ripetuto la domanda e la risposta è sempre quella, diciamo, se è un dialogo. No, ma che lei trova giusto o non trova giusto? Allora, quello io che sono per applicare le regole. Se la regola prevede una cosa, io sono per l'applicazione delle regole. Le regole si applicano sempre. È appunto perché qui si è sempre registrato stasera in modo particolare. Si è registrato in maniera, diciamo, tra virgolette, free, come lei ha fatto più volte, e quindi gliel'abbiamo consentito. Questa volta, diciamo, dato che un altro cittadino qualche mese fa voleva riprendere il consiglio senza previa autorizzazione, noi gliel'abbiamo consentito, quindi il regolamento comunale prevede che non venga... Lo statuto. L'articolo 21, se ho capito bene. Non me lo ricordo, ammetto, diciamo... Ma lei sa che ci sia una legge nazionale? So che esiste il regolamento che prevede ciò. La legge nazionale però prevede, insomma, che se un consiglio comunale è pubblico si può registrare. Questo non lo so, diciamo, dice lei. Al di là della legge, lei trova giusto che più cittadini vengano praticamente a conoscenza di quello che accade nel consiglio comunale di Caivano? Assolutamente sì, tanto è vero che abbiamo votato una mozione per la trasmissione in diretta del consiglio comunale. È un fatto estemporaneo che succede qualcosa nel paese e quindi i cittadini si apprestano a contestare, vogliono dire delle cose. Quindi queste cose qua, perché c'è questo divieto, c'è questa repressione sulla libera espressione, c'è qualche problema di fondo alla libera informazione. Questo è quello che io come cittadino non capisco, non riesco a capire. Allora, è facile ed è normale che oggi, allora vi do l'autorizzazione, venite a riprendere, uno si mette là e si mette a riprendere il consiglio comunale su quello che dico. E tutto, mi sembra tutto normale, ma il problema nasce quando c'è un problema che il consiglio comunale, l'amministrazione non ne vuole parlare, non vuole affrontarlo, ha paura, ha dei timori, ha dei problemi, e questo è grave, che si è impedito alla televisione di entrare nel consiglio comunale. Questo è fascismo, questa è repressione, questa è dittatura, questo è un atteggiamento antidemocratico. Per cui io ne sono amaramente, sono proprio amareggiato, sono desolato, dicono in francese désolé, ma io non so, io sono schifato di questo comportamento camorristico, perché questo è un comportamento camorristico.